e azione! 450. 450 è il numero di serie TV prodotte negli Stati Uniti d'America nel 2016, alla faccia di qualsiasi dieta mediatica. Ma il dato più curioso è analizzare come il 25% di queste produzioni siano di carattere comico o satirico. Non a caso i nostri palinsesti, Sky o Netflix, sono strabordanti di questo genere di serie. L'Italia, che però si sta riaffermando sul panorama delle serie TV anche a livello internazionale, su questo è un passettino indietro. Nel 2016, infatti, sono state 3 le produzioni effettivamente che possiamo inserire in questo genere: quella di Fabio Volo, quella di Guzzanti e La mafia uccide solo d'estate. L'essere indietro, tra mille virgolette, dell'Italia su questo settore è riconducibile, a mio modo di vedere, a 3 principali motivi. Il primo è quello del pubblico, che evidentemente, ed è lo share e l'audience che lo dimostrano, che preferisce una comicità cotta e mangiata sul piccolo schermo. Non a caso programmi come Striscia la notizia o quello di Maurizio Crozza vanno alla grandissima. Il secondo motivo si riconduce facilmente a questo, anche perché è lo stesso ma visto dal lato della produzione. Ovvero, nessun produttore se la sente di impegnarsi a lungo termine su un progetto di comicità o satira quando sa che il pubblico preferisce un qualcosa che sia più un one shot. Il terzo motivo invece è il più delicato dei 3, anche perché in Italia esiste una sorta di classifica, anche abbastanza rigida, di gradimento e di reputazione del mezzo attraverso il quale si viene trasmessi. Mi spiego meglio. Esiste il mondo di YouTube e il mondo del web, il gradino successivo è quello del piccolo schermo, il gradino successivo, quello più prestigioso, è quello del cinema. I passaggi che avvengono all'interno di questi gradini avvengono sempre nella stessa direzione. Da YouTube si può passare in televisione e poi al cinema. Certo, ci sono anche casi in cui uno step possa venir saltato. Vengono in mente ovviamente il massimo esempio a livello di incassi del cinema italiano, che è Cozzalone, che è nato sul piccolo schermo, o esperimenti non sempre ben riusciti dove attori, protagonisti e youtuber venivano trascinati nel mondo del cinema. Penso al film dei The Pills, tanto per dirne una. L'Italia quindi è oggettivamente indietro un passettino, perlomeno su questo segmento. Io vi ho detto 3 motivi, se ve ne vengono in mente altri, se pensate ce ne siano altri, fatemeli ovviamente sapere. C'è però anche da dire un'altra cosa: una serie abbiamo fatta comico satirica, è una delle più belle serie che io abbia mai visto. Sono innamorato, e non solo perché sono italiano, ma credo che possa essere una serie che avrebbe potuto competere anche oltre Alpe. Quest'anno ricade il decennale e è la mitica Boris. Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo!